Sicilia-Caserta, quando questo servizio dal lato Toscana Sud è arrivato è stato affidato a Sei Toscana, io non posso dire che sono stati fatti solo passi indietro, ma in rapporto a quello che spendiamo, credo che questo servizio ancora non vada bene. 99 di servizi, di cui 23 nel solo mese di luglio. Questo ha portato il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli a inviare una nuova diffida nei confronti di Sei Toscana affinché i servizi di base vengano svolti con regolarità e puntualità, come peraltro previsto dal contratto in essere. Tre di servizi più diffusi: il mancato ritiro dei sacchetti. La mia amministrazione, i miei uffici sono stati ripetutamente coinvolti in segnalazioni, spesso e volentieri magari nelle stesse postazioni, da cittadini che lamentano di servizi documentati che noi non abbiamo fatto altro che censirli e anche documentarli alla stessa Sei Toscana, la quale è subito intervenuta a confrontarsi con la nostra amministrazione. Certo è che non possiamo dimenticare che non più tardi di un anno fa avevamo presentato anche un esposto denuncia per il mancato ritiro dei rifiuti. Quindi, se un comune come quello di Castiglione Fiorentino ha in Sei Toscana il maggiore dei suoi fornitori, perché 1,9 milioni è quello che versiamo solo nel 2019, abbiamo tutte le sacrosante ragioni di lamentarci e di far capire che questi disservizi devono finire. In cosa in particolare arrivano queste lamentele? Quali disservizi? Sono dovute a delle postazioni che magari a volte sono oggetto anche di un conferimento maggiore di quella che è la portata, sono sicuramente anche frutto da parte di alcuni cittadini che non hanno troppa cura dell'ambiente, quindi magari scaraventano la roba quando non c'è posto attorno alle postazioni che sono già piene. Certo è che quando si segnalano delle criticità, dopo una volta, dopo due, ci aspettiamo anche di vedere le soluzioni.